Udinese Tonight. Eccoci qua, bentrovati Udinese Tonight. Dopo una bella vittoria, saltiamo i convenevoli. Saluta velocissimamente Felipe Paolo Poggi, Max Moras. Saluto Alessandro Surza Ciao. e Michele Criscitiello. Perché? Perché vado subito alla Dacia Arena, dove abbiamo in diretta Mister Sottile con Jacopo Romeo. Buonasera. Ciao, ciao Giorgio, un saluto a te, un saluto ai tuoi ospiti e agli amici da casa e grazie anche al mister che ci ha aspettato. Mister, parto da un tuo commento alla partita, perché parlavi ieri alla vigilia di continuità e in tal senso l'Udinese ha dato una bella risposta anche di maturità contro una squadra, sì, in una situazione difficile, ma la partita andava sempre vinta e di fatto è stata vinta sin da subito con l'approccio giusto. Sì, sono contento. Ci tenevamo a dare continuità di prestazione, di approccio, di mentalità, che secondo me dovevamo essere più continui in questo e lo volevamo tutti, quindi sapevamo che questa è una partita molto insidiosa perché poi si dà per scontato di vincerla, ma in Serie A di scontato non c'è niente. È chiaro che sapevamo benissimo che la Sampdoria aveva dei problemi perché si è rimasta lì per quasi tutto il campionato, sicuramente delle difficoltà le aveva, ma noi dovevamo essere bravi e lo siamo stati a mettere la partita subito sul binario giusto. Siamo stati aggressivi, abbiamo approcciato bene, abbiamo trovato il gol, abbiamo trovato il gol del raddoppio e poi secondo me abbiamo gestito bene il vantaggio, quindi una dimostrazione anche di crescita come squadra in maturità, in gestione. Quindi sono contento e complimenti ai ragazzi. Prima di lasciartelo studio, una domanda. Questa squadra ha sempre fatto segnare ed è da record a livello europeo per tanti uomini portati in gol. Abbiamo due centrocampisti, Lovric e Pereira, con almeno 5 gol e 5 assist. E sono tre squadre, insieme a Lazio, due più la Lazio, tra queste l'Udinese, in Serie A. Tanti ragazzi che segnano, Pereira che fa eguaglia il suo record di gol in Serie A. Questo è un altro bel segnale di due giocatori, il capitano d'esperienza e Lovric, una bella scoperta dell'Udinese che stanno dando segnali importanti. Sì, è sempre stata un po' la nostra caratteristica, anche quello che ho voluto creare dal primo giorno che sono arrivato, cioè attaccare in tanti uomini, coinvolgere nella manovra offendente tanti giocatori, attaccare l'area da palloni esterni, attaccare l'area facendo inserimenti da dietro delle nostre mezziali. Vedi oggi per esempio il gol di Pereira, mi viene in mente il gol di Lovric contro il Monza e tanti altri. Quindi sono contento che tanti uomini vanno a rete, vuol dire che c'è una manovra avvolgente. Noi siamo una squadra, prima in Europa, che porta più uomini all'interno dell'area di rigore. Quindi, squadra, secondo me, arriviamo all'ultimo sprint finale di grande slancio. Mi dispiace solo aver perso tanti giocatori. Questo lo dico non per creare o cercare degli alibi, ma sarebbe stato proprio per i ragazzi stessi, no? Arrivarci tutti insieme. Però è chiaro che complimenti ai ragazzi perché sono tutti a disposizione. Per esempio vorrei anche elogiare, non parlo mai dei singoli perché per me conta sempre il collettivo, però Towen si è fatto trovare veramente pronto, ero sicuro che dandogli un'altra chance dall'inizio avrebbe risposto ottimamente. Masina dopo tanto tempo è ritornato a giocare al suo livello e Festi e Boselli ha dato continuità nella sua crescita e poi a tutti quelli che sono entrati, dimostrando che questa squadra vuole finire in crescita e vuole finire da protagonista. Studio per il mister che vi ascolta. Sì, ti faccio salutare mister da Paolo Poggi, prima di Ciao tutto. Andrea. Ciao Andrea. Ciao, ciao Paolo. Ciao. No, avevi già sottolineato tu una cosa secondo me determinante che riguarda la partita di oggi, cioè era quella di tenere comunque alta la concentrazione e soprattutto l'intensità in una partita che a tratti l'intensità la abbassava molto. E per cui immagino, non so se tu abbia fatto fatica dalla panchina a riuscire a far capire alla tua squadra di non adattarsi al ritmo basso che teneva la Sampdoria, perché effettivamente, soprattutto a livello fisico, li ho visti veramente, veramente andare piano. Per cui l'hai sottolineato tu all'inizio, la cosa più difficile era quella di mantenere una buona intensità e dimostrare maturità in una partita che era. Poteva essere difficile da questo punto di vista. Ma sì, questa è una partita insidiosa, queste sono partite delicate,
L'ho detto in settimana nella preparazione, noi dovevamo giocare al nostro ritmo, non al ritmo della Sampdoria e non ci dovevamo abbassare, dovevamo essere sempre con la linea alta, aggressivi come abbiamo fatto soprattutto nella prima parte, quindi poi è chiaro che è lì la crescita della squadra che voglio fare, ci sto lavorando tanto a livello di campo e anche a livello di comunicazione, di motivazione mentale, cioè giocare sempre al nostro ritmo, a prescindere di chi sia l'avversario, quindi tenere il ritmo alto, e cercare di comandare il gioco, cercare sempre di recuperare la palla medio-alta, non abbassarci troppo. E secondo me i ragazzi l'hanno fatto bene, poi sono stati bravi anche a gestire bene anche il vantaggio, perché poi non è che si può sempre andare forte, perché poi c'erano anche dei giocatori che erano un po' che non giocavano, sono un po' calati, poi sono entrati i compagni e hanno ridato vivacità, si poteva anche trovare il gol del 3-0, però io credo che, ripeto, in questa parte finale secondo me ci arriviamo bene a livello mentale, a livello di gioco, a livello di risultati. Mi piace molto che si spinga su questo finale, no? Su questo sprint, su questa voglia di fare bene. Sì, lo dobbiamo lasciare andare? Lo ringraziamo? Sì. No, se vai una rapida ce l'abbiamo, perché poi è pronto anche Adamasina, vai. Una rapidissima di Max. Io prima gli faccio i complimenti e poi gli chiedo dove questa squadra potrebbe ulteriormente migliorarsi, mister, dopo tutto il lavoro ottimo che lei ha fatto da quando è arrivato qua, perché ha plasmato una squadra e ce l'ha fatta apprezzare. Dove potrebbe continuare a migliorare questa squadra insieme a lei? Ma sicuramente nella continuità di mentalità, cioè per me la mentalità vincente non è vincere una o due partite, ma essere martellanti su uno stile di gioco, su uno stile di vita, su come mi alleno, gioco e mi alleno sempre al massimo, mi alleno sempre come se fosse la partita. E secondo me l'abbiamo fatto, ma lì possiamo e dobbiamo crescere. E possiamo anche crescere sul mantenimento del possesso della palla. Siamo cresciuti molto, anche se poi a me, loro ragazzi lo sanno, io sono un allenatore che mi piace mantenere il possesso della palla, ma che sia un possesso della palla poi efficace e funzionale a quello che vogliamo fare, poi attaccare gli spazi, andare oltre la linea. Però io credo che una squadra ci vada un po' di anni per crescere e soprattutto mantenere un'ossatura di squadra, quindi però penso che siamo arrivati a un buon punto. E ci godiamo una bella classifica. Grazie mille, mister. Facciamo ciao, tutto ciao. Live perché c'è qui Adamasina, grande protagonista di questa sera. Giorgia, grazie ancora al mister anche per la pazienza. Ed eccolo qui, raccogliamo praticamente in diretta, mentre il nostro Sule lo prepara live. Qui siamo a livelli di pit stop da mondiale di Formula 1. E quindi il nostro Sully efficientissimo ce lo sta preparando. Masina a razzo, Adam già si è messo all'auricolare, quindi sicuramente vi ascolta. Sully adesso torna dall'altra parte, fa l'inquadratura e siamo live. Eccoci, il bello della diretta. Perfetto. Io ringrazio anche te perché hai aspettato anche il live, la diretta del mister. Ti faccio subito una domanda: quanto è importante per te eguagliare il tuo record di gol in una stagione in Serie A 2-2 dopo il 2015-2016 a Bologna e farli in una stagione dove hai perso, tra virgolette, 5 mesi e mezzo per un doppio infortunio? C'è tutta la tua voglia di tornare e di toglierti questa ulteriore soddisfazione? Sì, assolutamente sì. Avevo tanta voglia di dare il mio contributo alla squadra. Tutto l'anno purtroppo ho passato momenti difficili. E, come detto e ridetto, volevo dare una mano a questo club perché, ti dico, da quando sono arrivato mi sono trovato subito molto bene. E mi era quasi dispiaciuto dover guardarla dalla tribuna tutto questo tempo. Per fortuna i ragazzi hanno fatto un campionato egregio e è chiaro che quando gioco voglio dare anch'io, portare, come si dice, il mio sacchetto di riso alla causa, e dai, speriamo di poter continuare così fino alla fine, contenti di poterlo fare, sperando di toglierci altre soddisfazioni da qui alla fine, dai. Ecco, poi ti lascio allo studio. La classifica però diventa veramente, era già, adesso con la vittoria di stasera, con altre concomitanze risultati, molto molto interessante adesso. Sì, non so niente degli altri risultati, non ci deve neanche interessare, siamo contenti, eravamo concentrati sulla nostra partita
È chiaro che vengono due par due, tre partite molto importanti, posso citare Fiorentina, Lazio, Salernitana, Juventus, tutte squadre che sicuramente avranno qualcosa da giocarsi da qui alla fine e quindi anche noi dovremmo tirare fuori quello che abbiamo tirato fuori questa sera, anche una maturità importante, una voglia di imporsi su qualsiasi squadra e credo che farà la differenza da qui alla fine. Giorgia, Adam vi ascolta. Sì, cioè, no, c'è Max scatenato, vuole farle tutte lui le domande. Una domanda, io vorrei chiedergli se oggi, quando ha staccato di testa nella stessa posizione di campo dove 7 mesi fa, purtroppo, invece si era infortunato, oggi vedi che il giro ti ha ritornato una soddisfazione, ti sei regalato una soddisfazione, hai regalato una soddisfazione. Ci hai pensato a questa cosa? Tu personalmente, e poi complimenti per la tua professionalità interna. Non ci ho pensato, sinceramente non ci ho pensato, grazie, troppo gentile. No, sono sincero, non ci ho pensato molto perché avevo questa voglia di rivalsa, ma non ho pensato, hai ragione, non ci ho pensato, però è sicuramente una cosa molto curiosa. E, ripeto, ero molto concentrato sul far la prestazione, ero molto concentrato sul comunicare, parlare con i miei compagni di squadra, che magari qualcuno aveva anche qualche acciacco ma ha tenuto duro. Posso citarti Wallace, che ha giocato una grande partita anche se aveva dei problemini, e ti dico, una squadra di uomini, di veri, che vuole fare il risultato da qui alla fine e non è sazia di quello che ha fatto, anche se, ripetevo con le parole di Jacopo, finora abbiamo fatto una grande stagione. E dopo la prestazione di oggi bisogna riconoscere che la squadra è una squadra che ha dei valori molto molto importanti. Siamo contenti di essere questo gruppo e grazie anche molto ai tifosi che sono voluti entrare nella parte finale della partita perché non volevano lasciarci da soli. Sono rimasto molto colpito e guardiamo avanti con grande fiducia, guardiamo avanti con tanta voglia di fare una fine di campionato all'altezza di quello che abbiamo fatto fino adesso. Grazie mille Adam. Ovviamente appena hai cominciato a parlare sono cominciati ad arrivare messaggi che dicono che parli da capitano, che sei assolutamente un leader di questa squadra, un ruolo che ti viene riconosciuto, e in bocca al lupo, che sia un gran finale di stagione, davvero. Grazie, gentilissimi, grazie mille, in bocca al lupo a voi. State ciao, bene. Ciao ragazzi, è tutto dalla Dacia Arena. Grazie Jacopo, ciao. Allora, abbiamo raccolto un sacco di spunti in realtà da questi primi due interventi, no? Da dove vogliamo partire? Dalle immagini, dalla classifica, dallo scatenare il direttore? Scegli tu, Surza, che arriva dalla Dacia Arena. Io direi Michele e poi andiamo a commentare gli highlights. Vuoi subito Michele? Voglio allora, sentirlo. Ciao Michele. No, scusate, però guardiamo la classifica prima di lanciare Michele, perché è sempre così oggetto di riflessioni importanti la classifica. A 4 turni dalla fine, signori, guardate che razza di gruppone a quota 46. Praticamente tutte quelle di quella fascia di classifica sono appaiate. Che mi dici, Michele, della giornata, di questo finale di stagione, della classifica? Allora, per me è importante chiudere bene. In occasione era importante partire bene, è una stagione estremamente positiva perché non hai mai neanche per un minuto in una giornata di campionato rischiato di rimanere nel gruppone della zona retrocessione, e visti come sono andati gli ultimi anni, adesso il campionato volge al termine, bisogna fare complimenti alla squadra e bisogna fare complimenti all'allenatore, perché l'obiettivo principale tu l'hai sempre centrato, non hai rischiato un secondo, il che non è facile. Per quanto riguarda le parole di Sottil, stasera a me è piaciuto come ha parlato l'allenatore. Per quanto riguarda la vittoria con la Sampdoria, per me non è da esaltare, non era assolutamente da prendere sotto gamba, però aver fatto 3 gol con la Cremonese, 2 gol con la Sampdoria, comunque sono atti importanti. Tu mi dirai, la Cremonese ha pareggiato a Milano, hai perfettamente ragione, doveva fare 6 punti, ne ha fatti 6. Ha fatto 1 punto con i campioni d'Italia e va bene. Hai steccato la partita di Lecce, non va bene, ma guardiamo al futuro. Io mi aspetto che questa squadra possa chiudere nel migliore dei modi la stagione. È importante perché ha iniziato benissimo e chiudere bene è fondamentale per avere un buon ricordo di questa stagione, che resta una stagione da 6.5-7 in pagella, per poi guardare all'anno prossimo come rinforzarla e ripartire dalle certezze, che sono tante certezze. È ovvio che questa squadra con Deulofeu poteva fare qualche punticino in più. Per quanto riguarda la classifica, è una buonissima classifica,
dobbiamo superare e chiudere quota 50 e anche 52 punti. Mi auguro che comunque faremo più di 50 punti, perché comunque ce l'abbiamo nelle corde. Per quanto mi riguarda, per chiudere, Fiorentina, Udinese, Bologna, Monza, Torino e Sassuolo hanno fatto alla fine un campionato a parte, che è il campionato di metà, che comunque è un campionato importante, ma al tempo non ti dà quello slancio verso l'alto e non ti dà il pericolo verso il basso, perché il campionato è stato diviso in tre. Allora, prima di andare a vedere le immagini e insomma toccare tutti i temi anche di questi ultimi 4 giorni che sono stati abbastanza intensi da ogni punto di vista, io volevo chiedervi questo: non vi sembra che questa stagione sia stata quella in cui metti le basi? Non possiamo leggerla così, come quella in cui metti le basi per far partire un ciclo? Io credo che ce lo possiamo anche chiedere se il ciclo Sottil, ovviamente a questo punto, mancano 4 partite, ci sono 46 punti, debba andare avanti, debba, insomma, capire dove si può arrivare con questo gruppo. Poi ci sarà il mercato, ci saranno tutti gli stravolgimenti del caso, però mi pare che si sia creata una base. Ecco, volevo capire se siete anche voi di questa stessa idea. Feli? D'accordissimo, d'accordissimo. Adesso i ragazzi si conoscono un po' di più, hanno capito che in questa stagione hanno capito che po possono ottenere qualcosa di più se alzano quella attenzione che diceva poco fa il mister, no? Cioè quella determinazione, quella voglia sempre di giocare, di avere il possesso della palla, di avere sempre lo stesso atteggiamento. Quello che è mancato quest'anno, si è mancato queste partite qua, tipo contro la Sampdoria o le partite teoricamente facili, che poi c'è stato un pareggio, c'è stato un scivolone. Squadre che comunque sulla carta era come l'Udinese, anzi, cioè l'Udinese era qualcosina di più, tipo il Torino. Quindi secondo me si è messa una grossa base per i prossimi anni, che anni intendo più di uno, dove si possa raggiungere qualcosa di bello per l'Udinese. Paolo, che mi dici? Sì, io sono convinto che questo sia in un certo senso un anno di ripartenza, perché l'allenatore ha mantenuto in un certo senso il modo di giocare che l'Udinese ha tradizionalmente da molto tempo, però credo abbia portato in più una mentalità un po' più sbarazzina, nel senso che la squadra attacca con molti uomini, non rinuncia mai a proporre il proprio gioco, anche in partite difficili, non solo in partite relativamente facili, come poteva essere quella di questa sera. Benissimo, adesso la bellezza di questo momento è quella di riuscire a trovare la maniera con gli uomini, con una mentalità maggiormente incisiva, trovare il modo appunto di migliorare ulteriormente la squadra, la classifica, perché quando si pensa di aver raggiunto l'anno zero, diciamo, l'obiettivo difficile l'anno successivo è quello Eh di sì, migliorarsi. ed è quello di migliorarsi, non è mai facile. Vengo tra poco da te, volevo sentire anche la considerazione di Michele su questo fatto. Tu dici prima o poi bisogna cominciare a parlare del prossimo anno. Ora, possiamo considerare questo come base su cui costruire il prossimo anno? Allora, la tua domanda ovviamente fa pensare che partire da Sottil, e a me va bene ripartire da Sottil, però dobbiamo capirlo dalla società, dobbiamo capirlo, e credo che da stasera sia giusto parlarne, perché ormai il campionato chiudi bene, chiuderemo sopra i 50, siamo contenti, va tutto bene, però è ovvio che stasera è la serata della domanda. Poi non mi vuoi dare una risposta stasera perché la partita è finita da un'ora. In settimana, lunedì prossimo, dovremo parlarne. Tu dici apriremo un ciclo. Aprire un ciclo per me è un parolone, nel senso che comunque hai Becao che probabilmente non resterà. De Ulofeu, dobbiamo capire se andrà via nella prossima sessione di mercato. Beto, se resterà in bianconero. Ci sono un po' di domande da farci, perché secondo me questa squadra ha un ciclo fino a un certo punto, perché Samardzic ha tanto mercato, non lo so. Però la base di tutte è questa sera, non lo fare tu, lo faccio io, la domanda delle domande. L'anno prossimo Sottil sarà ancora l'allenatore dell'Udinese? Beh,
scopriremo solo vivendo, insomma. Però voglio dire, i cicli che si sono costruiti qua si sono costruiti sempre allo stesso modo, cioè fai bene un anno, vendi perché questa è comunque la tua filosofia e anche il tuo modo per rimanerci in Serie A, e l'anno dopo, visto che comunque è rimasto qualcosa dall'anno precedente, fai bene di nuovo, magari con lo stesso allenatore, magari con lo stesso piccolo gruppo che rimane, piccolo grande gruppo che rimane, perché stiamo facendo delle ipotesi ovviamente ora sul nulla, visto che siamo a maggio, no? Ecco, però chiedersi se questa può essere una base per partire, cioè pensiamo ai grandi cicli, per esempio, i primi anni non sono stati subito straordinari, no? Sono stati degli anni con delle difficoltà, ma in cui intuivi che c'era un vento nuovo. Penso per esempio a quelli che avete vissuto voi. L'ossatura. L'ossatura, l'ossatura. Proprio col gruppi di 4, 5, 6, 8, insomma, che... Ecco, tu dici può cambiare tutto intorno, ma quel gruppetto lì... Si cambia qualcuno che non è contento, quando a giocare, c'ha delle occasioni importanti, ok, ci può stare, però ci sono quelli che devono... C'è bisogno di ripartire da quelli lì, non è soltanto il mister chiaramente vorrebbe, credo, mantenere la stessa squadra, perché siccome ha fatto bene adesso quest'anno, sa dove intervenire, vorrebbe mantenere la stessa squadra, però sappiamo che se ci sono le possibilità di insomma, di farli giocare in squadre grosse, certi giocatori, cioè più grossi dell'Udinese, è giusto che vadano, perché poi non, cioè, non restano molto contenti, come sempre accaduto in questi anni. Però quel gruppo importante, se ci vuole una squadra, secondo me. Va bene, staremo a vedere che cosa succede. Prima di lasciare andare Michele, perché giustamente deve lavorare, volevo farti vedere, Michele, anche per chiudere un po' quella che è stata, siccome i messaggi su quello che è stato l'extracampo negli ultimi 4 giorni, ovviamente ce ne sono, e ce ne sono tanti, lo striscione che hanno appeso nel pre-gara i tifosi dell'Associazione Udinese Club e anche i club autonomi, a chiusura un pochino di quella che è stata veramente una settimana intensa da questo punto di vista. Scrivono: la violenza è da condannare, ma la giustizia deve essere uguale per tutti. Che idea ti sei fatto da lontano, Michele? Perché qui abbiamo sentito di tutto di più, non è facile dare un giudizio, ma volevo capire tu da là che idea ti sei fatto di tutto quanto è successo. Che lo striscione dell'Occidente è assolutamente corretto, e per quanto mi riguarda nella risposta, la legge non è uguale per tutti, lo sappiamo benissimo, almeno nel nostro paese non possiamo aspettare che la legge sia uguale per tutti, perché ormai decenni, è un secolo che purtroppo ci sono sentenze e giustizia diretta in base al ruolo che ricopri nel nostro sociale. Poi, ti dico la mia, l'invasione di campo fatta dai tifosi del Napoli, fino a quando era pacifica, io potevo anche pseudo giustificarla. Poi però, quando abbiamo visto i tifosi del Napoli, oltre a festeggiare, sono andati sotto la curva dell'Udinese, lì a me partire lo spirito terrone che c'è in me, quindi io capisco, non giustificando la violenza, ma capisco che il tifoso dell'Udinese si sia sentito ferito nell'orgoglio, umiliato a casa sua. Ho visto le immagini che abbiamo pubblicato sui social di Sport Italia, la porta distrutta, i letti distrutti, i bagni distrutti. Sinceramente bisogna comunque poter festeggiare. Fino a quel momento i tifosi dell'Udinese sono sempre stati corretti, poi diciamo i tifosi sono sempre stati corretti. Allo stesso tempo qualche tifoso dell'Udinese si è fatto prendere un po' la mano e ha esagerato. E lì secondo me è stato un errore, quasi un autogol, perché la situazione è degenerata. Però ribadisco, quando vedo in casa mia, e faccio un po' l'esempio, quando va un rapinatore nella gioielleria e poi il gioielliere prende, succede quello che non deve succedere, la colpa è del gioielliere e non di colui che ha rapinato la gioielleria. Ed è successo in Italia, succede nel mondo, ed è successo a livello calcistico la stessa cosa in Udinese-Napoli. A me dispiace, perché si doveva evitare alla base quello che è accaduto, e mi sembra abbastanza chiaro che oggi abbiamo avuto quasi tutta la tifoseria dell'Udinese che è stata una vittima di quello che è accaduto, la società dell'Udinese che ha avuto grandi danni, e secondo me il club l'ha gestita bene prima, durante e dopo.
perché ci sono alcune cose che non spettano al club, ma spettano a qualcun altro. Ed oggettivamente il tifoso medio napoletano doveva saper festeggiare, e non tutta la tifoseria, ma una parte di essa sicuramente non ha saputo festeggiare. Ed è successo, ahimè, quello che abbiamo visto. Condividete questa analisi, poi cambiamo argomento perché abbiamo anche voglia di lasciarci alle spalle, no? Tutto quello che è stato e su cui continuate ovviamente a scrivere, però sono anche d'accordo che poi sono fatti, qualcuno dice la società doveva intervenire, ma la società in questo caso non può intervenire. Sto leggendo i messaggi da casa, cioè nel senso c'è una giustizia, ci sono dei processi, ci sono delle persone che vengono identificate, voglio dire, non è che bisogna, no, per la società deve fare la sua parte. Si è ritrovata con dei danni, tra l'altro, insomma, abbastanza importanti. Ha dovuto rimettere in piedi uno stadio per giocarci 4 giorni dopo con un super lavoro. E quindi direi che, insomma, la società si è rimboccata le maniche e ha risistemato tutto. È chiaro che la ricostruzione di Michele mi sembra abbastanza coerente, no? Posto che la violenza va condannata sempre e chi ha agito con violenza, ha sbagliato ed è giusto che sia punito di qualsiasi chiaramente colore sia. Che mi dite? Sì, allora sì, evidentemente quello che è successo nel post partita doveva essere evitato, dal mio punto di vista. L'invasione pacifica ci sta di qualcuno, forse, ma un'invasione del genere sembra piuttosto. È sembrata piuttosto eccessiva. Non c'è nulla da giustificare in quello che è successo nel post partita, né quello che hanno fatto i tifosi del Napoli allo stadio, alle strutture, né come ha reagito evidentemente il Certo. tifoso dell'Udinese in maniera aggressiva, fermo restando che in un certo senso è una provocazione a cui si è risposto. La cosa che secondo me è ancora più sorprendente è il silenzio generale che c'è stato, non mi sto riferendo a Udine, ma in Italia, perché sembra che l'unica colpa sia stata dei tifosi dell'Udinese che hanno Sì. reagito, qualcuno escluso, però in pochi hanno enfatizzato il comportamento e i danni che ha subito l'Udinese, società Udinese tifoso e l'Udinese stadio. Sì, è vero, un po' di silenzio a livello nazionale su questa cosa, no? C'è stata, Sì. quasi che la precedenza ce l'abbia la festa e non magari la gravità di qualcosa Ma che è si poteva far successo. bene tutte e due le cose. Eh sì, Una cosa non assolutamente, esclude non l'altra. Si serviva poteva molto. enfatizzare la gioia, la felicità, tutto quello di bello che ha fatto Napoli e il Napoli quest'anno, però in egual misura si poteva anche enfatizzare sul fatto che certe cose non si possono fare. Se no, da quel giorno in poi è tutto lecito, per tutti. Va bene, la chiudiamo qui, che dite? Anche perché, insomma, non ne possiamo nemmeno più di rivedere quelle immagini, di ripensare a quanto è successo, una cosa che sicuramente ha colpito e ha ferito tutti quanti. Michele, ci vediamo lunedì, cominciamo a parlare di futuro, va bene? Sì, no, lunedì parlare di futuro e volevo aggiungere solo che per quanto mi riguarda, io ribadisco un concetto. Capisco che a livello locale e territoriale il tifoso medio chieda l'aiuto della società, ma in questo caso la società non può fare niente se non leccarsi le ferite e riparare lo stadio, che ovviamente è di proprietà per 99 anni della società Udinese Calcio. Ma l'Udinese cosa deve fare? Qua siamo talmente fuori dal raggio calcistico che io Udinese, che comunicato faccio? Che dichiarazione faccio? Non devo fare niente. Quindi il tifoso, che è un tifoso intelligente, particolarmente intelligente in Friuli, deve capire che quando deve chiedere l'aiuto e bussare alla porta della società in via Candolini, la porta è sempre aperta e la società deve rispondere sempre presente. Ma in questo caso, quando ci sono prefettura, questura, organi molto più importanti, l'Udinese non solo non deve parlare, deve stare in rigoroso silenzio e deve stare zitta, perché altrimenti va su un campo che non gli appartiene. Tutto qui. Ciao! Sono d'accordo con te. Ciao Michele, grazie, buon lavoro. Va bene, andiamo. Insomma, crediamo di aver esaudito un po' le richieste, le riflessioni, i dubbi che ci arrivavano da casa su quanto successo. Proviamo a Sì, voltare pagina, proviamo ad andare a proviamoci, vedere proviamo a invitare anche le tutti i tifosi, no? A voltare pagine, a passare oltre e godersi la bella immagini. vittoria di Certo, oggi. poi Certo, rimanendo questo, comunque un insegnamento credo per tutti, perché non questo dimenticheremo assolutamente. facilmente No, quelle scene. quello no. Andiamo a vedere la vittoria con le immagini? Andiamo a vedere la vittoria con l'aiuto della regia che ci mostra, eccola qua.
Un Udinese che torna a vincere contro una squadra ultima in classifica dopo che non era successo ben per 5 volte su 10 dagli anni 2000 in poi, quando l'Udinese aveva affrontato una squadra che iniziava il turno all'ultimo posto della classifica. L'Udinese approccia bene, recupera palla in avanti, il cross di Pereira per Nestorowski che mette i primi brividi a Ravaglia, che deve alzare con la manona la palla in corner. In questa occasione si farà male un Toven che comunque è stato grande protagonista, come Ebosele che aspetta il movimento giusto, l'attimo giusto per servire Pereira. Fuori gioco sì, fuori gioco no, alla fine il VAR dice che è tutto buono. Quinto gol in campionato per il Tucu, che raggiunge il proprio record personale, messo a segno proprio due volte con la maglia dell'Udinese nella prima esperienza 10 anni fa e anche 2 stagioni or sono. Poi un Udinese che a quel punto si libera, ci prova anche Toven a cercare della sua mattonella a sinistra, giro per la prima gioia in bianconero, che però il portiere della Samp con un altro tuffo gli nega, ma è solo questione di tempo per il 2-0 che arriva proprio sempre nel primo tempo. Lovric, cross in mezzo, stacca Masina, gran gol di testa di Adam che, come ricordava prima nell'intervista, raggiunge anche lui il suo record di gol, mentre Lovric va in doppia cifra come contributo alle reti tra gol e assist, superando in questa interna battaglia Lazar Samardžić che resta fermo a 9. Un applauso va fatto comunque anche ai tifosi della Sampdoria, che bisogna ammettere hanno spinto fino alla fine, e poco ci mancava che all'inizio della ripresa la Sampdoria non riuscisse anche a riaprirla questa partita, con Zanoli che si invola e trova il piedone di Marco Silvestri e poi calcia male sulla conclusione dell'azione per la disperazione di Stankovic. Una Samp che però appunto nel secondo tempo davvero è stata in partita. Il pallone qua è per Gabbiadini che col mancino stampa sul palo la sfera per un Sottil che in questo momento si stava anche arrabbiando particolarmente. Per sua fortuna però l'Udinese è riuscita a mantenere la porta inviolata contro la Samp per 2 partite consecutive, non accadeva dal 2010-2011, l'anno di Guidolin. Udinese Sampdoria finisce 2-0. Bene, benissimo così. Andiamo velocissimamente in pubblicità, poi torniamo su tutti i temi che ci ha offerto questa partita e anche su tutti i messaggi che arrivano da casa. Tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo insieme a Udinese Tonight. Leggiamo qualche messaggio, poi andiamo a rivedere magari i gol per sì, parlarne. Sì, sì, sì. Tu prima avevi intravisto il messaggio dedicato ad Adam Masina, ne sono arrivati altri 2. Masina in futuro tutti lo vogliono capitano, c'è anche chi però vede in Sottil, no? Visto che questo è un po' il tema della giornata. Paolo ci scrive: solo un grande allenatore come Sottil, dobbiamo assolutamente confermarlo, spero che la società si muova in fretta. E poi c'è anche Idelma che tornava a dire: Dacia Arena, stadio di Verdetti, giovedì aveva vinto il campionato il Napoli, oggi è retrocessa la Sampdoria con 4 giornate d'anticipo, non era mai successo ovviamente alla società blucerchiata, che concluderà anche vincendole tutte il suo anno peggiore dal punto di vista dei punti fatti. E poi ancora ci chiedono, Nestorowski inizia a migliorare sempre di più alla terza partita da titolare e hanno visto anche un buon Toven. Nestorowski l'avete visto migliorato, Max? Abbiamo visto Nestorowski che partecipava molto di più in una partita non partita, perché diciamo che avevamo un avversario che non è che ti abbia messo in queste grandi difficoltà. Chi mi è piaciuto oggi per la prima volta più di tutto, che l'abbiamo visto realmente forse il giocatore che sta uscendo, è Toven. Sì. Questo sì. Nestorowski lo conosciamo, che è un giocatore che si può accendere, spegnere, è un giocatore che ti può dare difficoltà. Per me Nestorowski è il grande giocatore da partita in corso, che ti mette sempre in grossa difficoltà. Però ultimamente adesso con le 3 partite consecutive si è comportato molto bene. Andiamo a rivederli i gol segnati, sì, andiamo anche perché sì. A rivederli, ovviamente tutto live, visto che è accaduto che la partita finisse proprio prima di andare in onda. Questo è il gol con Ebosele che recuperava palla e ha aspettato, ed è la cosa bella che questo ragazzo sta crescendo molto. Oggi ha sbagliato anche con 2 scelte e Sottil si è arrabbiato tantissimo, però Ebosele è riuscito ad aspettare. Questo è il Tucu che fa questo movimento qui per andare a prendere la palla. Ebosele magari 3 mesi fa, come diceva Sottil, aveva fretta di fare la giocata. Adesso guardate questa frazione di secondo in cui aspetta il momento giusto di Pereira, che poi, ok, fa sembrare facile un gol che completamente facile non è, muovendosi sul filo di fuorigioco, però la palla che gli dà Ebosele è una grande palla, è una palla che anche in queste
Questa Elites non si vede, ma è stata recuperata con grande voglia, con grande grinta, perché l'Udinese, io mi sono segnato tutto, dopo 1 minuto e 24 aveva recuperato il primo pallone, dopo 2 minuti e 23 secondi Nesto aveva creato la prima occasione. Sottini in conferenza aveva parlato di approccio e di gara con la Sampdoria come se fosse una finale. Beh, in 9 minuti la sblocchi, crea altre due potenziali occasioni. Credo che il messaggio, a differenza di Lecce, sia stato a voglia recepito. Vuoi che andiamo a vedere anche la seconda? O No, volevo ci chiedere fermiamo un qui? parere. Pereira era sulla barriera, cioè sul cross. E poi è arrivato lui a segnare, però ha messo una palla, ha fatto l'esterno interno lì che... Coi Infatti tempi si giusti. vede quella... Cioè secondo me adesso si sta sciogliendo un po' di più ragazzi, perché a volte, vabbè, quando è sulla fascia lui cerca sempre l'esterno. Infatti ogni Sì. tanto quando becca un, lì va in sovrapposizione e dico no, non andare, perché poi... Gli Sì, no, perché urli? gli chiude Sì. lo spazio, perché lui è uno che butta la palla e vai. E su due, insomma, occasioni... Sì, anche perché si trova in un posto che non è suo e veramente ha messo una palla veramente molto bella. Beh, Ecco, parlando di futuro, questo è un ragazzo su cui, no, c'è tanto investire, un senso da... di fiducia, che Sì, allora, dici? le ultime gare si è visto un pochettino più sciolto anche sulle scelte, no? Sì. Come ho detto prima, deve migliorare qualcosina proprio su fare qualcosa di diverso. A parte che lui è talmente veloce che anche se fa quello sulla stessa linea nessuno lo prende. Però se sai, a prendere la palla, cercare di fare un altro tipo di movimento, questa è una cosa solo con l'esperienza, perché è anche giovane e ha tutto il tempo anche per imparare e per migliorarsi. Sì, aumentare un po' le Il bagaglio, sì. scelte, le scelte, deve variarle, però se fa lo stesso percorso che ha fatto Izibue, magari, Bravo. cioè voglio dire, anche lui è E secondo me ha partito... anche possibilità Non lo di so, superarlo, perché le poi... qualità questo ragazzo le Però bene ha fatto come Sì, sì, Tovin, sì. Ecco. anche lui e Tovin sono state Sì, oggi le sicuramente, anche vere nell'azione del gol, sorprese. adesso Tovin stesso, se lo vedi il movimento che fa, che gli libera lo spazio per l'inserimento di Pereira, ha fatto un movimento lui senza Bravo. palla, guardalo, vedi, cerca di aprirti e lascia tutto uno spazio centrale dove Sì, non va a occupare Pereira, che più. l'abbiamo sempre elogiato, oltre per le sue capacità tecniche superiori della squadra, ha delle capacità di lettura dell'azione, degli spazi, che veramente è un giocatore di livello alto Poi nell'Udinese. ha quel passo che non sembra veloce, ma Ma, comunque però, però va, invece lo perché è. piega le gambine un po'. Sembra E che invece non lo trotterelli un po', prende, invece non lo non lo prende, prendi, incredibile. non lo prendi No, tra l'altro assolutamente. mandiamo un in bocca al lupo a Izibue, che è veramente Sì. l'ennesima vittima di questo campionato, chiamiamole così, però c'è una sfortuna veramente incredibile. Stava carburando benissimo in questa Sembra che fase. ci vedono veramente bene. Incredibile. E invece, insomma, dovrà fermarsi per un bel po'. E in questo finale di stagione, in effetti, c'è gli uomini contati. È vero che questo apre anche opportunità ad altri ragazzi per mettersi in mostra, però, insomma, cominciano a mancarti tanti giocatori. Poi ha detto che, insomma, anche Beto bisogna valutare partita dopo partita, success, insomma, sono tutti giocatori che non sappiamo se recupereranno da qui alla fine. Cominciano a essere tanti, soprattutto in attacco. Sì, stiamo parlando di giocatori di qualità perché hai fatto dei nomi, dei giocatori Fondamentale. che sono dei titolari nella squadra di Sottil. Adesso stai giocando realmente con l'attacco di riserva, Il cioè dei terzo giocatori. attacco. Il Attacco di bravo, il Diciamo le terzo cose come attacco, cioè, stanno, che bravo, il non è terzo l'attacco di attacco. riserva, è Ecco, cioè, proprio il sono dei terzo giocatori attacco. che subentrati fanno sempre la differenza. E qui torni alle parole d'inizio puntata con Sottil, che ha detto: mi piace perché tutta la squadra sta dimostrando di essere un collettivo unito, che quando io li chiamo tutti cercano di dare il massimo e a sostituire questa mancanza magari di qualità che non l'hai vista nelle ultime due partite, non si è vista. Ecco. Puoi giocare dopo 4 giorni Sì. gente che non è abituata, guarda che... Sì. Poi una partita con Napoli, al di là di tutto, A sì, anche la livello tensione, nervosa, nervoso, perché con certo. Napoli cioè, si sa che sa come giocano, no? E quindi c'è sempre quella tensione in più. Poi ritrovarsi la squadra Samp che tutti davano per scontati, invece per me hanno fatto una gran partita. Andiamo a vedere anche l'altro gol. Sì, andiamo a vedere anche l'altro gol, che è quello di Adam Masina, che è tornato a festeggiare, come diceva Mister Moras, nello stesso spicchio dove si era fatto male. Cross di Lovric, e qua ha fatto quasi da fermo, staccato su uno che proprio piccolino non è, come Koray Gunter. Ha dato forza, frustata, ha saltato col tempo giusto, ha dato movimento corretto davvero con la lettone, a non permettere a Gunter di saltargli sopra, l'ha messa nell'angolo. Io non so qua da Serravaglia potesse forse
fare qualcosina di più, però di sicuro anche questa è un'azione molto manovrata con l'Udinese che aveva tenuto il pallone per tanti secondi, intanto che Masina era rimasto in attacco. E guardate anche l'esultanza, mi piaceva sottolineare l'esultanza Silvestri. Di Nestorowski, anche Silvestri, ma in queste immagini qua si vedeva proprio Nestorowski che è andato a esultare sotto la Nord per il gol di Masina, e poi Silvestri che è anche lui corso ad abbracciare Adam al momento della realizzazione. Due gol di testa quest'anno, come dicevamo, record eguagliato per un giocatore che ha giocato soltanto 12 partite, che ha fatto già la metà dei gol che aveva realizzato per esempio col Bologna, però giocando 160 partite in Emilia Romagna. Questo è forte. Questo è forte, sì. Continuiamo, sottolineava prima anche Jacopo nei suoi interventi quanto in questa squadra segnino un pochino tutti. Però il centrocampo, secondo me, è arrivato a un livello, non diciamo di altissimo, perché stiamo parlando di 5 gol a testa tra Lovris, Samardžić e Pereira, più il gol di Aslan, fanno 16 gol sui 45 totali, che sono oltre il 35%. Manca solo Wally. Di giocato, manca solo Wally. Ma prima o poi arriverà. Prima è arrivato l'anno scorso a Firenze il gol di Wally. Chi lo sa. Però questo è un gran centrocampo, anche che sa essere decisivo, che sa tirare, che sa inventarsi dei gol, che sa andare a supporto delle punte. Feli? Cioè, metti una punta che ti fa 20 gol, questa è una squadra che... No, ma... Sì. Cioè, al di là che hanno comunque segnato e tutto, però sì, hanno qualità, fanno entrambe le fasi, e poi adesso si inseriscono molto di più rispetto a qualche partita, quindi c'è che dire, c'è bisogno ripartire da questi centrocampisti qua. Io vedo Lovric a un livello di maturità in queste ultime partite estremo, era partito benissimo, aveva avuto poi dei tentennamenti nella fase centrale, a me sembra che abbia un pochino chiuso il cerchio, sia un po' decollato. Dici Max? Sì. No, gli abbiamo fatto i complimenti Quando è venuto qui, no? Sì. Tra l'altro ha segnato poi contro il Napoli. Ha fatto due gol e un assist da quando era venuto. Dico, quando gli ho fatto i complimenti, glieli ho fatti perché mi piace che è il prototipo del centrocampista moderno, che sa interpretare molto bene tutte e due le fasi, ti sa aggredire in avanti, sa inserirsi sempre nella fase offensiva. Se tu lo chiami in un centrocampo che si deve modificare, che diventa due, lui sa interpretare anche quello. È un giocatore che sicuramente lo vedremo scalare molto di più la graduatoria, oltre a quello che lo abbiamo apprezzato quest'anno noi, perché noi l'abbiamo apprezzato dal ritiro, da come lui si è presentato e come lui ha interpretato il ruolo che gli è stato dato dal mister, e prendendosi un ruolo da titolare subito, e chi lo muove. È la sorpresa dell'anno? Per me è una fra le sorprese più belle dell'Udinese di quest'anno. Paolo? Sì. Cioè, nel senso, comunque, se pensiamo a come tutto è cominciato, no? Arriva questo ragazzo di cui, come sempre, no? Non sappiamo, sì, lui sappiamo ha, poco. Secondo me, ma il vantaggio percorso... che è un ragazzo che, oltre ad avere qualità importanti dal punto di vista tattico, delle letture, però è anche un ragazzo... culturalmente molto avanti, e questo lo aiuta tantissimo, perché quando cambi, quando entri in una realtà, un nuovo campionato, ti serve essere intelligente, cioè avere conoscenza non solo di calcio in generale, perché non c'è solo il campo quando cambi, c'è tutta quella parte che è fuori dal campo che non è facile, alla quale non è facile adattarsi. Lui, dal mio punto di vista, ma tutta la squadra, questa avevamo detto anche quando c'era Masina qui in studio, che il livello della squadra, sono ragazzi intelligenti e questo lo aiutano tantissimo. Se parliamo di sorprese, tornando indietro, per me sì, e oltre a Lovric, che è sicuramente fra i più positivi questa stagione, io insisto su Ezibue, che secondo me è quello che ha avuto il miglioramento più straordinario, diciamo, ecco, lui ha fatto veramente qualcosa di straordinario rispetto a come aveva cominciato. E poi ci aggiungiamo ovviamente Biol, che mi sembra che sia un altro nome. Sembra sia diventata normalità. Cioè, come strana. Se fosse, no, fosse che, arrivato da una grande squadra. Lovric e Biol, la bravura loro, che sembra quasi normale, che sono arrivati titolari, non tante volte negli anni l'Udinese ha pescato due giocatori che li mettevi lì. Subito. Quindi, insomma, oltre ad essere sconosciuti, anche un Sanchez ha dovuto
ha avuto bisogno di un anno per poi diventare Sanchez. Viola e Lovric non diventeranno Sanchez, ma sono già Viola e Lovric al primo anno. Questo è davvero mostruoso. Pensa a Bisogna, però, come aveva iniziato e del giocatore che adesso, sì. Guarda come aveva iniziato, erano tutti no, non si in può, panchina, non si può. Prima perché aveva fatto orrore in Coppa Italia. Sì, in Coppa Italia. In Coppa Italia stato... e tutti avevano detto. Ha dovuto toglierlo perché sennò si però rischiava. Vedi, lì ci deve essere la bravura di chi lo legge, ma che li vede già oltre, non è puoi vedere al momento. Cioè, la bravura di chi sa vedere i giocatori realmente, vede fino dove possono arrivare e ci credi, lo alleni e poi quando lui sbaglia è il momento che non è che lo devi prendere e mettere fuori, è il momento che devi continuare ad insistere se ci credi sul giocatore che vedi le potenzialità e lui te le ha dimostrate tutte. Tra l'altro ci scrivevano proprio in questi minuti qua, mi dispiace Biol, la più sorpresa di tutte, un grande, è stato stratosferico anche giovedì col Napoli campione d'Italia su Osimhen ed è effettivamente è vero. È così. Ha fatto un'altra partitona. È così. Vai con un po' di messaggi che poi ci concentriamo sì, sulle ultime quattro. Il gruppo c'è, la rosa è ampia e di buona qualità, le potenzialità di alcuni giocatori sono molto promettenti, altri invece sono già da grande squadra. Si può iniziare un ciclo? Si risponde da solo Gianni da Pordenone, dice certo, tutto dipende da quello che si vuole costruire. Oggi la speranza è che si possa continuare così e creare davvero un cammino vincente come quelli che sono stati di Zaccheroni, Spalletti e Guidolin. Che avevano cominciato, a parte Guidolin che aveva cominciato subito con la Champions, come si diceva prima, Zac e Spalletti, settimo posto, quinto posto e poi a ottenere traguardi importanti. Altra porta inviolata, ci scrivono, anche Marco Silvestri, vorrei sempre far notare che è una certezza, speriamo davvero che questa rosa non cambi molto perché ci si potrà divertire, un altro tifoso molto ottimista ed è effettivamente vero. È vero, quando parlavamo di ciclo prima, cioè mi sono venuti un po' in mente i vostri anni, no? Il primo di Spalletti, il primo di Zaccheroni, ce l'avevate il sentore che si stava aprendo qualcosa di importante o no? Comincio io perché sono più vecchio. Sì, perché sei più vecchio, è per precedenza. Non da subito, però poi... A un certo punto si è accesa come una luce che ha fatto capire a noi, e credo poi pian piano a tutti, che gli altri dovevano far fatica, cioè facevano fatica a giocare contro di noi. E là, ecco, io credo che il passaggio sia nel momento in cui, quando sei nel sottopassaggio per entrare in campo, pensi già che quella partita la puoi vincere, anche se a fianco hai le squadre più blasonate. Ecco, quando il giocatore entra con quella mentalità o con quella tranquillità e consapevolezza, allora significa che il ciclo si è aperto dal mio punto di vista. Ma quanto è legato? Cioè, il ciclo è legato... Alle persone e alla società, cioè voglio dire, prima parlavamo dal mio punto di vista, cioè la società e l'allenatore, ma prima la società, poi l'allenatore sono determinanti, i giocatori possono anche cambiare, però è la mentalità, la cultura della vittoria, tante piccole cose che fanno la differenza. E scegliere le persone giuste, che forse non sono i migliori giocatori, ma sono le persone giuste. Amen. E allora si comincia un ciclo amen. Importante. Addirittura amen. Sì, no, ma è quello. No, ma parole sante. È quello, non cambia una virgola, perché sì, è il giocatore forte, quello ti può fare vincere una partita, ma poi alla fine uno che capisce, che aiuta l'altro, che capisce quando ha sbagliato, sai che dici, ok, ho sbagliato io, non è colpa tua, che così si crea anche quel... Un po' di empatia, certo, sì, dire, no? Dire, ok, allora va bene, quando sbaglio io nessuno dice niente, quindi questo si crea veramente un gruppo, un'idea veramente per aggiungere certe cose. Io credo che, insomma, nel mio, insomma, con Spalletti, era lui, era quello che ci teneva veramente tutti con i piedi per terra, ma tutti, perché era fatto così e non... dava, come tutt'oggi, attenzione a tutti i particolari, a una risatina diversa o strana, lui era lì subito che martellava, è sempre stato così, ma dal primo giorno. E la cosa bella è che lui trattava i più piccoli, io che ero più piccolo, io e Montari, come ugualmente, come
Nestor, ecco. Quindi questo alla fine tutta la squadra segue, perché non c'è. Quindi comunque un allenatore determina un ciclo, eh? Nel Cioè, mio nel caso, sì. senso, Ha è lui che determinato. in qualche modo segna i contorni. Ovviamente la società è al primo posto, Certo, no? certo, Perché la certo. società deve trasmettere la mentalità, gli obiettivi, eccetera. Però un allenatore che costruisce, un allenatore che sa delimitare subito l'area in cui costruire. Sì, avevamo comunque i vecchietti, no? Quelli, persone molto intelligenti, da Beh, sì, Valerio, voi da sì. De Santis, a Nestor, sì, a tanti altri. Quindi quello facilita anche il compito del mister. Però alla fine, sai, quando arriva uno, mi ricordo Iancolossi, faccio sempre l'esempio di Iancolossi quando è arrivato, non era molto facile da prenderlo, nel senso, però è arrivato in un gruppo che comunque tutti quanti andavano in quella direzione, quindi non c'è stato neanche bisogno di arrivare a fare chissà che cosa, e lui subito si è messo lì. Quando deviava un attimino, Qualcuno lo prendeva per arriva qualcuno, l'orecchio. io ero giovane, cioè dovevo sempre stare verso Paura, le. Sai quante Sì, immagino, volte ho immagino. imparato da quelli giusti, guarda. Però avete detto tutti e due due cose importantissime a livello di gruppo. Uno, che devi avere le persone principalmente, poi ci deve essere la società anche alle spalle per far Certo. crescere tutto il movimento, e anche lì ci sono dei dirigenti dove devono sempre aiutare nelle decisioni l'allenatore, perché se un allenatore comincia a viaggiare per un binario e non è spalleggiato da nessuno, allora veramente comincia ad andare fuori rotta. E poi lui ha aggiunto che ci sono i giocatori che sanno seguire e sanno dare ancora ulteriormente forza, e qui esce fuori il discorso della cultura della persona, fondamentale. Sì, è vero. Devo dire che in questo gruppo abbiamo, come diceva prima anche Paolo, abbiamo notato dei segnali importanti, no? Nel corso di questa stagione, che ha presentato degli alti e dei bassi, dei momenti difficili, dei momenti in cui sono stati anche attaccati, però io ripeto, una cosa che mi piace dire, insomma, comunque questi ragazzi sono sempre venuti qui ogni lunedì a metterci la faccia, ad ammettere spesso di aver sbagliato, a volte a difendere il loro lavoro e io in questo intravedo qualcosa di veramente positivo rispetto a qualche stagione fa, perché non è sempre stato così. Andiamo a vedere le prossime quattro però, perché ora l'opera va completata, no? Cioè, non è ancora finito il campionato e all'orizzonte ci sono delle partite niente male. Si parte subito con uno scontro diretto, perché lo dobbiamo definire così, vista quella che è al momento la classifica. Poi c'è comunque in casa sulle partite con Lazio Juventus, e poi la trasferta di Salerno. Insomma, è un finale tosto, non è esattamente morbido. Che dici, Va Feli? Nel bene, senso, qui molto tosto. l'obiettivo che ti devi porre a 46 qual è? Arrivare a 50? Cioè, No. sì, certo, di vincere tutte. Cioè, l'obiettivo è Ok. quello, perché come ha detto il mister, vuole finire insomma crescendo, no? Come mentalità, come tutto. Quindi cioè, le squadre quelle lì sono forti. Insomma, l'Udinese ci ha abituato bene contro le squadre forti, quindi aspettiamo veramente le partite belle. Ecco, Madie Sutil, per esempio, in questa stagione mi è piaciuto che non si è mai nascosto. Cioè, l'ha detto dall'inizio, questa squadra è forte, bisogna puntare in alto. Non è che ha detto, attenzione, arriviamo a 40, oppure non ha mai detto, non c'è stata mai una giornata in cui ci siamo trovati al quart'ultimo posto guardando indietro avendo paura. Questo non l'ha mai detto, ha sempre guardato avanti. Per Avanti. esempio, questa è una costante che mi ha colpito e che non è proprio da tutti sempre, no? Anzi, no, L'allenatore un po' glielo. ma vedi come ti sei accorta tu. Da qua penso che anche i giocatori all'interno si siano accorti del messaggio Il che lui sta messaggio, esatto. mandando, perché lui dice: io sono un allenatore che ci vuole arrivare, se voi mi seguite ci arriviamo tutti, perché voi avete il potenziale per farmi arrivare sia me e per poter arrivare anche voi. Questo sicuramente se lo sono detti, perché il mister quando parla è un ambizioso, non è un allenatore che sia contento, è uno che sta iniziando adesso realmente la sua vera carriera, che può dimostrare tutte le sue potenzialità, e lo sta facendo qua a Udine.
Andiamo a leggere un po' di messaggi. Sì, il primo messaggio è, tanti tifosi ci hanno scritto, questo è Luca da Mestre che dice: vorrei far notare l'ovazione riservata al grande Quagliarella da parte di tutto lo stadio al momento dell'uscita dal campo, ed è assolutamente bellissimo. Vero, tra l'altro è stato veramente un momento bello, perché è entrato Pafundi al posto di Nestorowski nel momento esatto in cui usciva Quagliarella, quindi davvero una bandiera che lascia il campo, e probabilmente credo sia la ultima stagione in Serie A di Quagliarella per un ragazzino che speriamo davvero possa essere il futuro non solo dell'Udinese ma anche del calcio italiano. Poi tre punti meritati, tre punti importanti, tre punti che finalmente hanno dimostrato il carattere che chiedeva Sottil dopo tante troppe partite steccate contro squadre sulla carta più deboli. E poi c'è un tifoso che ci chiede: se dovessero andare via un 2-3 giocatori di quelli che sono qua da qualche anno, l'unico mio dubbio sul discorso che fate voi del ciclo è proprio sullo zoccolo duro di giocatori tra virgolette vecchiotti ed esperti. Che cosa dite? Ma non per forza vecchiotti, scusami, sono partito, ma non per forza vecchiotti, cioè quelli vecchi che creano il gruppo, anzi, c'è Biol che è già arrivato. Può essere, ecco, la domanda è: un Lovric e un Biol che sono qua certo da un anno sì, e che l'anno prossimo sarà il secondo, possono già essere considerati leader? Credo che vada a intenderla così questa domanda. Sì, tifoso. Ma secondo me Lovric, per come cioè, si pone, per come ragiona, per come l'abbiamo conosciuto qua, è uno che veramente può sicuramente fare. Adesso ha già capito cosa ci vuole, perché ha imparato da quelli un po' più grandini, e quindi può aiutare anche gli stranieri che arrivano, che è la cosa principale, ambientarsi più velocemente in una squadra così nuova, così in un mondo così diverso. Quindi non è un fatto anagrafico, non è un fatto di esperienza, diciamo così, di campionati alle spalle, ma più un fatto così, di personalità propria, no? Lo può fare anche un ragazzo che è un pochino più giovane. Ecco, tu sei preoccupato di eventuali partenze? Cioè io dico di no perché è un po' l'abitudine, no? Cioè questa è un pochino la filosofia, anche perché poi lo sappiamo cosa succede, che quando un giocatore raggiunge un certo livello deve andare, no? Qui succede così ed è il naturale corso delle cose, però alla fine vedi che ogni anno altri ne trovi forti. Quando si comincia a costruire qualcosa si possono perdere dei giocatori, ma non si può perdere l'anima della squadra. Se la società, l'allenatore, ha individuato dov'è l'anima, alcuni giocatori sono sostituibili, non certo quelli che quell'anima ce l'hanno. Però Biol e Lovric sono ragazzi appena arrivati, non vanno via, ma hanno una certa... hanno dimostrato di avere una certa mentalità. Le mentalità, cioè una parolona detta così a caso, allora diciamo, sanno cosa significa indossare la maglia dell'Udinese, cos'è la cultura dell'Udinese, del Friuli, perché stiamo parlando di una regione intera. Loro l'hanno interpretata, per cui da loro si può ripartire. Poi mi sembra ce ne siano tanti di giocatori che hanno questa cosa. Masina è uno di questi, Silvestri è uno di questi, sì. Ma ce ne sono tanti altri che secondo me hanno il DNA udinese in questo momento, e probabilmente c'è anche chi non ce l'ha, ma che il gruppo sta coprendo. È bello individuare quelli per poter migliorare, come dicevamo prima, no? Quelli che hanno meno sangue bianconero, diciamo, per metterne dentro altri che hanno gli stessi valori di quelli che invece il sangue bianconero ce l'hanno. E come andiamo a rivedere la classifica per chiudere, perché poi alla fine inevitabilmente è la base di ogni ragionamento. Ci sono 5 squadre, guarda, tutte a 46. Incredibile, veramente tutte incredibile. A 46. Feli, chi è la più forte di quelle 46 secondo te? Sulla carta, al di là del momento. Secondo me sulla carta Fiorentina, come rosa. Come rosa. Hanno una panchina veramente importante. Cioè, gente come Barak, che comunque ha fatto un anno strepitoso, fa la panchina a Firenze. Cioè, gioca o non gioca, cioè, a pensare. Però credo che l'Udinese possa sicuramente almeno cercare di mettere in difficoltà, già hanno sconto diretto, quindi perché no? Paolo? Sì, anche secondo me è la Fiorentina è la più forte. Sì,
Per me sì. Max? La Fiorentina, prima di tutte, non mi dispiacciono né il Bologna di quest'anno, perché ha dimostrato di interpretare un ottimo calcio, e anche dell'emergente Paladino con il Monza, ha dimostrato di essere un altro allenatore emergente dove porta la modernità. Ecco, queste sono per me le squadre che però non hanno niente di superiore all'Udinese. L'Udinese, se vuole, o l'Udinese, diciamo, al completo... Bravo. È sopra di queste squadre qua. Va bene, dai, speriamo che sia un finale avvincente, e a questo punto lo sarà. Si va a Firenze e a Salerno, le due trasferte in cui l'anno scorso abbiamo vinto 4-0 4-0. Stavo pensando, quindi, le difficoltà, due partite, quindi, non hanno difficoltà ad essere preparate, perché con grazie le altre due invece, secondo me, c'è qualcuno che vuol prendersi, quindi, un po' di rivalsa. Saranno, cioè, 4-0 tosto, sia per gente di Salerno sia per gente di Firenze, quindi veramente quattro gare complicate. Sì. Cioè, già non sarebbero state facili normalmente Firenze e Salerno, così lo sono. Però ancora più complesse. La Salernitana di adesso però è una squadra che è stata fastidiosa. È stata rimessa a posto, un allenatore che sa darti fastidio, cioè, sa far giocare, gli ha cambiato un attimino la mentalità. Ci sono belle sfide, perché tu potenzialmente puoi fare 12 punti, se ne fai 7 hai fatto un ottimo campionato, perché arrivi davanti a tutti, per me. Tra l'altro ci scrivono, scusa Giorgio, c'è stato anche l'applauso alla Sampdoria a fine gara per la situazione, con anche un coro fatto dai tifosi della Samp, giù le mani dalla Doria, con gli applausi di tutto lo stadio. Quindi davvero giustamente... Vai, leggimi i tifosi, gli ultimi, che poi chiudiamo. Sì, ci chiedono ancora notizie su Deulofeu, ma insomma si sta recuperando. Ci scrivono che Gerardo è fondamentale e sarà fondamentale averlo il prossimo anno, perché va bene il gruppo e tutto quanto, ma con Totò potevo giocare anch'io, ci scrivono da casa, quindi effettivamente. Beh, tutti i Totò torti. È quello non che poi alza l'asticella, no? Però anche Totò è... credo abbia avuto bisogno di un gruppo alle spalle, no? Che poi lui chiaramente guidava con le sue doti tecniche fuori dal comune, però poi... L'unica pecca di oggi, se vogliamo, un tifoso ci dice che avrebbe avuto piacere di vedere Pafundi per un po' di minuti in più, visto che poi adesso partirà anche per il Mondiale Under 20, però ricordiamo che comunque Simone arrivava da un fastidioso problema alla spalla, quindi forse non ha neanche voluto rischiarlo per non evitargli magari una ricaduta che l'avrebbe costretto a saltare il Mondiale. E poi ci chiedono un confronto Spalletti Sottil. Hanno qualcosa che... come partenza avere qualcosa in comune la carriera di Spalletti quando era qua, quella di Sottil di oggi? Voi ci vedete dei tratti che possono accomunarli? Feli, tu che forse li hai conosciuti entrambi da vicino. Oddio, uno come allenatore e l'altro come compagno. Non per i capelli, tempo, direi. Per quello che abbiamo sentito qua dei giocatori che sono venuti, è uno che chiede tanto impegno, tanto lavoro, tanta attenzione. E Spalletti era così. Cioè Spalletti, anche se potevi sbagliare, ma non potevi mancare di atteggiamento, tecnicamente intendo, no? E questa era una cosa che martellava di continuo, e sembra che Sottil sia così, perché in panchina diventa una bella... È bello, sì, bello agitato, sì. Bello agitato, sembra uno che anche poi ce l'hanno raccontato i giocatori qui, anche durante la settimana, insomma, se c'è da farsi sentire, si fa sentire. Ci continuate anche a scrivere, Re, che su altre televisioni stanno offendendo i tifosi dell'Udinese. Volevo arrivare a chiudere con questo. Questo ci dispiace. Un po' di ipocrisia c'è sempre. Un po' di ipocrisia. Si tende poi sempre a generalizzare, cosa che non va assolutamente fatta. Va condannata la violenza, ma non va assolutamente offeso un popolo, quello friulano, che anche oggi, nelle circostanze che abbiamo sottolineato, insomma... E Quagliarella non è che viene da Bolzano. E Quagliarella non è che viene da Bolzano. Quindi, per piacere, non abusiamo del termine razzista. Vabbè, quelli che offendono, cambiate canale. Guardate noi, che siete più felici. Esatto. Allora, grazie a Max Moras. Grazie a te. Grazie a Paolo Poggi. Ah sì, devi dire una cosa. Devo dire una cosa. Dilla. Non c'entra niente, però ho voglia di farlo. Sì. Volevo fare i complimenti ai ragazzi della mia società, del Venezia Nettuno Lido, che ieri hanno vinto la finale playoff in prima categoria. Quando stiamo parlando di
ma che però hanno raggiunto questo traguardo dopo aver fatto altre due promozioni negli ultimi 3 anni con un allenatore straordinario. E per cui io ieri ho vissuto una giornata molto importante perché con dei ragazzi cresciuti nel settore giovanile, arrivati a giocare con gli adulti in prima squadra, insomma, sono riusciti a vincere anche quest'anno il campionato. E per cui Come si chiama la società? Venezia Nettuno Lido. Venezia Nettuno Lido, ragazzi, Poggi tra un po' Bravi. arriva in Serie A, con questa Eccolo. sua squadra. Attenzione, attenzione a Poggi. Feni, invece, come va? Abbiamo la partita la Tosta. finale, la finale. Va Sì. bene, in bocca al lupo. Ti Certo. seguiremo senza aggiungere altro. Bravo. Ok, grazie Alessandro Grazie Surza. a tutti voi, grazie a te, Giorgia. Grazie per averci seguito. Torniamo lunedì nel solito orario e formato, quindi un pochino più distanti dalla partita per tutte le nostre analisi. Buona settimana della Dunata degli Alpini. Ci aspettiamo un'altra invasione, questa volta festosa. E ci rivediamo qui lunedì, sempre alle 21:15. Buonanotte.